Pronto? Bene. Siamo 11.10, diciamo che cominciamo quasi puntuali, ancora prima del quarto d'ora accademico. Buongiorno a tutti e, e grazie veramente dal profondo del cuore per essere intervenuti così eh, numerosi a questo importante evento. che... Eh, per la verità avrebbe dovuto aver luogo due anni fa, nel maggio del 2020, scusate un po' l'emozione ma per me questo è un momento molto importante, ma a causa del sopraggiungere della pandemia è stato rinviato ad oggi. Ho avuto dalle associazioni, le due associazioni, Imprenditori centesi per la cultura e amici della Pinacoteca di Cento, il gradito incarico di svolgere questo ruolo, con una parola fin troppo importante, di moderatore, cioè colui che dovrà dare la parola ai relatori seduti a questo tavolo, ma non solo, eh, eh, anche eh, fare alcuni ringraziamenti doverosissimi. E a nome di tutti i protagonisti di questa cerimonia voglio ringraziare di cuore innanzitutto le autorità civili, eh, militari e religiosi che ci onorano della loro presenza e a testimonianza dell'importanza del momento che stiamo per vivere. Prima però di dare la parola alle persone che siedono a questo tavolo, Secondo una scaletta che è stata pensata per rendere questo momento il più possibile interessante e denso di significati, desidero ringraziare particolarmente il presidente di Creden Banca, cavaliere del lavoro Lucio Igino Zanondi Valgiurata, innanzitutto per volu aver voluto accettare il nostro invito ed essere venuto appositamente da, da, da Chieri, ma anche per averci concesso l'uso di questo splendido salone di rappresentanza, tanto amata dai centesi, in cui si sono eh, svolte negli ultimi 60 anni, quindi un periodo molto lungo, le manifestazioni e le ricorrenze più significative della nostra comunità, non vi poteva essere sede più bella e più adatta per dare il giusto risalto a questa cerimonia. Chiedo pertanto al Presidente Zanon di Valgiurata di voler portare il suo saluto nella sua veste di padrone di casa, fra virgolette, ai presenti, ma anche a tutti coloro che sono collegati in diretta a Streaming. Prego Presidente. Ecco, forse sarebbe bello che lei parlasse davanti al quadro, ancora più significativo. Prego, prego. Lo faccio senz'altro. Eh, se il Sindaco mi conferma senza mascherina. Assolutamente. Va bene. Buongiorno a tutti. È il mio compito a nome di Cardenbanca darvi il benvenuto in questa sala. E, lo faccio con, con gioia, è, un, è davvero un privilegio e voglio dirvi intanto che non siete ospiti qui, eh, siete a casa vostra, questa è una sala particolarmente importante, è un luogo eh, significativo eh, per la comunità di Cento e noi siamo come banca felici che lo sia, eh, vogliamo che continui ad esserlo e di questo volevo portarvi la mia, la mia testimonianza, la mia presenza qui oggi è proprio in questo senso. Uh, continuità e attenzione e vicinanza al, al territorio di, di Cento. Questa è uh, per noi una cosa, è un valore molto molto importante. E sono qui anche perché me l'hanno chiesto uh, due amici in particolare. Raffaella Cavicchi e Gianni Fava, e quindi non sarei mancato per, per, nulla, per nulla al mondo. E in questi mesi, questi primi mesi diciamo, di, di lavoro, abbiamo imparato a, a conoscere e ad apprezzare molte persone, di cento, e, e questo è anche il motivo per cui sono qua, per dire questa cosa. Uh, per dirvi anche che siamo uh, molto consapevoli, lo sono io personalmente, e lo è anche la banca, di delle molte ricchezze di cento, uh, ricchezze culturali, ricchezze storiche che, che oggi vivremo eh, proprio in qualche modo in questa occasione. E siamo anche consapevoli delle, delle eccellenze imprenditoriali, industriali di cento. Quindi sappiamo bene che Cento, possiamo dirlo insieme con orgoglio, è davvero il cuore, il cuore pulsante della, della provincia e della regione. Questo è un qualche cosa che in qualche modo sapevo già prima di arrivare qua, ma che dopo esserci arrivato eh, ho capito e ho capito anche meglio. E quindi eh, benvenuti. Non ringraziate me, sono io che, che ringrazio voi. Questa è una giornata davvero importante anche per me. E, e lo è perché l'occasione è un'occasione eh, davvero importante e speciale. È una storia eh, magnifica di, di passione, di, anche di competenze artistiche, di lungimiranza. Eh, più di tutto forse è una storia di, di appartenenza e di gratitudine e di generosità. E naturalmente è una storia che noi siamo ansiosi di sentire raccontare dai protagonisti che sono seduti a questo tavolo. E quindi io vi restituisco la parola, vi ringrazio ancora e a te Gianni. Grazie Presidente eh, la giurata e di queste parole molto gratificanti per tutti noi. In effetti la passione è grande e eh, il momento che stiamo per vivere è veramente emozionante. Io eh, non voglio certamente portare via del tempo ai, ai relatori e passo immediatamente la parola al nostro neoeletto. Sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, il nostro primo cittadino che eh, eh, ha il privilegio, Edoardo, di essere il beneficiario di questo importante dono. A te la parola. <coughs> Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. A tutte un eh, saluto e un eh, ringraziamento particolare alle autorità civili, militari e religiose eh, qui, qui presenti, a tutta la cittadinanza che oggi riceve questo bellissimo dono e dà questo bellissimo eh, privilegio. Un saluto in particolare e un ringraziamento eh, al presidente Zanon di Valgiurata per, eh, diciamo, per la sua presenza qui e anche chiaramente per, eh, per l'ospitalità in questa bella sala, nella speranza, come è stato detto, che questo sia il primo di tanti momenti che ci vede qui all'interno eh, come città. Prenderò un momento veloce per portare i miei saluti, quelli dell'intera giunta e della città in un momento così importante. Sono molto contento, anche emozionato di farlo, di farlo oggi, perché oggi è un giorno di festa per il mondo della città. Cultura centese, ma più in generale, è un giorno di festa per l'intera città di Centro, che riceve un dono di altissimo valore, non solo economico. Grazie per questo importante appuntamento con l'arte e con la storia della nostra città. Un quadro dipinto da Paolo Antonio Barbieri, per la sua bellezza e per la rarità, costituirebbe un'acquisizione significativa per ogni museo e per ogni pinacoteca civica della, della, del nostro paese assume ancora un valore maggiore qui da noi a Cento, la città che ha dato i Natali ai eh, barbieri. Grazie dunque, eh, veramente, dal più profondo del cuore, all'Associazione Amici della Pinacoteca Civica di Cento e all'Associazione Imprenditori Centesi per la Cultura, per essersi fatti carico dell'acquisto di quest'opera, di questa natura morta, che era il tema prediletto da Paolo Antonio. Questa gratitudine... Eh, nei vostri confronti, come peraltro ho già avuto modo di dire durante la conferenza stampa che presentava eh, questo, questo bel evento, non si limita alla giornata di oggi, ma vale e si estende in quel, in quel tempo lungo, più di vent'anni, eh, nel quale le vostre associazioni si sono impegnate per la cultura e per l'arte del nostro eh, territorio. Non è di certo il mio compito parlare delle caratteristiche di questo dipinto, non è il mio campo e so che lo farà con autorevolezza, in maniera brillante e coinvolgente, il professor Daniele Benati, che ringrazio di cuore. Mi limito eh, velocemente a, a dire che il rapporto tra la cultura e il mecenatismo è sempre stato fondamentale e lo è tanto di più oggi. E quando le risorse pubbliche da destinare purtroppo alle istituzioni culturali non sono, eh, sono molto limitate e i margini di intervento sono molto ristretti. Il dono che avete fatto eh, alla città e alla Pinacoteca si iscrive all'interno di quella pratica di responsabilità sociale che il mondo imprenditoriale centese e più in generale quello emiliano-romagnolo conoscono molto bene e che ha fatto è proprio questo che ha fatto da tempo. Contribuendo positivamente alla nostra città e alla nostra, e alla nostra regione e alla nostra comunità in generale. È una pratica che fa anche ben sperare per il futuro. Ed è soprattutto una pratica, permettetemi di dire, che fa bene, perché testimonia non solo quella responsabilità sociale di cui ho appena parlato, ma quel legame di corresponsabilità, che è qualcosa che va ancora più avanti, che rende mature le nostre società. I fili che uniscono le nostre comunità sono sempre più spesso sottili, fragili, specie in momenti come questi, durante una crisi di questo genere, e se siamo in grado di intrecciarli tra loro, saremo in grado di rendere le nostre comunità ancora più coese, più solide più felici anche attraverso la bellezza, l'arte e la cultura. Concludo con un riferimento dovuto alla Pinacoteca, il luogo dove questo bellissimo dipinto andrà collocato. I lavori di ristrutturazione della Pinacoteca, come potete vedere, procedono e insieme agli assessori e agli uffici competenti, all'ufficio tecnico che ringrazio, stiamo tenendo monitorato l'andamento dei cantieri, non mi fate dire. Quando pensiamo di riaprirla? Perché io ve l'ho già detto, sono un sindaco particolarmente scaramantico, eh, però ecco, mi prendo, insomma, possiamo sicuramente dirci che quel giorno sarà. Eh, insomma, ci impegneremo a far sì che arrivi il prima possibile, innanzitutto. E sarà un grande giorno di festa per tutta la nostra città, per tutti i centesi, e vorremmo celebrarlo con un grande evento che riporti la nostra città e tutto il nostro eh, territorio al centro dell'interesse artistico e culturale della, della nostra regione e del nostro paese. Grazie. Se posso leggo anche il messaggio dell'assessore regionale che ci teneva ah, Perfetto. Eh, L'assessore Felicori purtroppo non è potuto Molto essere piacere. qui, quindi ha scritto due righe che ci tenevo insomma, eh, a leggervi. Caro sindaco, permettimi innanzitutto di rinnovarti le mie felicitazioni per la recente elezione e di augurarti buon lavoro. Questo giuro che non l'ho scritto io, ma l'ha scritto lui. Pur impegnato in inaugurazione a Modena non voglio però essere del tutto assente dalla cerimonia di oggi di donazione al Comune di Cento del dipinto Argenti e Paramenti Vescovili di Paolo Antonio Barbieri. Prima di tutto per ringraziare l'Associazione Amici della Pinacoteca Civica di Cento e l'Associazione Imprenditori Centesi per la Cultura che insieme hanno acquistato e donano il dipinto. Li avevo incontrati qualche tempo fa in occasione dell'apertura del cantiere della Pinacoteca e avevo colto la passione, il gusto e la generosità di questi mecenati centesi. Posso dire col senno di poi che avevo visto molto bene. In secondo luogo perché desidero confermarti la mia convinzione che intorno al Guercino e alle tante ricchezze del centese si possa e si debba far crescere un polo culturale di importanza nazionale sempre più attraente e sempre più visitato. Non è solo una convinzione ma anche un impegno che desidero prendermi. Un saluto particolare al prof Daniele Benati che conferma l'alta tradizione degli studi di storia dell'arte della nostra terra. Grazie e buon proseguimento. Bene. Bene, credo, di, credo veramente di interpretare il pensiero dei presidenti delle due associazioni donatrici e dei tanti soci oggi presenti nell'affermare che le parole del sindaco Accorsi sono motivo di grande soddisfazione e gratificazione per tutti noi e un incentivo, come anche lui ha sottolineato, a continuare ad impegnarci anche in futuro. Per promuovere e ad organizzare iniziative culturali di spessore come abbiamo fatto nel passato. La parola e grazie anche per questo bel messaggio dell'Assessore Felicori che si gratifica particolarmente. La parola ora al Presidente dell'Associazione Imprenditori Centesi per la Cultura, Stefano Borghi, che oltre a raccontarci brevemente la storia di questo sodalizio. Ci spiegherà le ragioni che hanno suggerito questa, a questa ormai storica associazione culturale centese l'adesione entusiastica a questa iniziativa. Prego Stefano. Buongiorno a tutti. Ah, vediamo se funziona. Pronto? Sì, adesso funziona. Scusate. Eh, buongiorno a tutti, mi associo ovviamente ai ringraziamenti a tutti i presenti alle autorità. Si sente? No. Si sente? Si è... eh, no. ah, okay. Scusate. Mi avvicinerò di più, ma eh, va bene. Quindi ri, Mi associo ai ringraziamenti eh, a, a tutti quanti, sia agli amici imprenditori, sia alle autorità civili e militari e anche religiose, di essere eh, qui presenti per questo giorno di festa. Eh, L'associazione che mi onoro di rappresentare è un'associazione che ormai ha 35 anni, credo che sia oh, un caso piuttosto. Pi è piuttosto raro avere eh, un'associazione di volontariato composta da imprenditori, gente che è basata, basa la sua vita sulla concretezza, sul lavoro e che ha invece mantenuto per 35 anni la volontà di fare qualche cosa per il territorio in cui vive. Eh, credo che tutti o quasi tutti, a parte chi non ha, vive 100, abbia vissuto una o più delle manifestazioni realizzate. Eh, dalla nostra associazione, non, non, non mai, quasi mai da soli, sempre anche in coordinamento con altre associazioni, con anche gli enti come la Cassa di risparmio, come la Fondazione, come il Comune. Eh, una per tutte piuttosto importante mi viene in mente quella del 1991, del 500 anniversario della nascita di, di Guercino. Eh, ricordo lo studio che commissionammo al Censis per vedere il futuro di quello che era, eh, poteva essere il territorio di Cento perché è cultura, perché fare qualcosa per il, terreno, per il territorio non è soltanto il quadro ma è anche queste altre forme di cultura, culture imprenditoriali di cui Cento è assolutamente radicata. Oggi siamo rimasti in 22 come imprenditori, quindi colgo l'occasione perdonatemi se ne approfitto di chiedere che se c'è qualche altro imprenditore che si vuole associare, lo accogliamo a braccia aperte perché ci vuole l'infa nuova, ci vuole eh, gioventù, ci vuole entusiasmo e noi cominciamo ad avere qualche annetto. Eh, chiaramente quando eh, Cristina e Gianni ci presentarono eh, l'opportunità di questo investimento, eh, fummo subito immediatamente entusiasti, entusiasti eh, per due ragioni. La prima perché nelle tante manifestazioni che abbiamo fatto hanno arricchito lo spirito, i momenti di tutti, mentre questa è una cosa che arricchirà per sempre la città, rimarrà un segno indelebile di quello che è stato il nostro passaggio sul territorio. Quindi, questo ci ha. Entusiasmato, entusiasmato cioè, in più, anche perché Cristina è eh, l'anima, eh, il motore, eh, il visionario che, fin dall'inizio, insieme a Monsignor Bevera hanno creato, hanno piantato il seme che oggi noi stiamo portando avanti ed è sempre molto, molto propositiva. Non potevamo certo dire eh, di no a, questi, a questa iniziativa che ci ha veramente entusiasmato e a cui abbiamo aderito tutti con entusiasmo. Non voglio continuare, vi ringrazio della pazienza. Buona giornata, buona festa. Grazie. Grazie Stefano, la tua modestia, bisogna riconoscere grazie. che. Hai il grande merito ormai di essere da molti anni presidente di questa associazione culturale che come hai ricordato 35 anni sono tantissimi e quindi grazie davvero per la tua disponibilità e per, e per essere sempre così attento a, a tutto ciò che è importante per la nostra città. E ora è il momento, qui sono anche particolarmente emozionato, di ascoltare le parole di Cristina Grimaldi Fava. Grimaldi bisogna dirlo perché lei ci tiene molto, perché... <ride> eh, ma giustamente perché poi, eh, forse lo dirà, ci sono dei motivi per cui lei è sempre stata trainante in tutte queste iniziative di tipo culturale. Eh, è presidente di, in cui parlerà in particolare nella sua veste di presidente dell'associazione Amici della Pinacoteca Civica di Cento, il secondo sodalizio donatore, non certo per importanza, che ha avuto il grande merito di fare da traino a tutta l'operazione. Cristina, oltre a parlarci brevemente delle finalità dell'associazione, ci farà rivivere i momenti più significativi ed emozionanti di questa meravigliosa avventura ecco io qui oggi sono soprattutto nelle veste di principe consorte perché Vieni, ecco, lo sapevo che veniva fuori avevo detto eravamo d'accordo ecco, non... non lo volevo dire poi l'ho detto <ride> eh, vabbè. togliti la mascherina che così... togliti la mascherina ah, sì, scusate, ecco no. che Beh, se lui è emozionato, io potete immaginare che cosa c'è dentro al mio cuore in questo momento, però davvero oggi è un giorno di grande, grande festa. Sono felice di rivolgere a tutti voi il mio saluto e il mio ringraziamento più caloroso e sincero per aver risposto così numerosi al nostro invito. Anch'io desidero ringraziare le autorità civili, militari e religiose, in particolare Monsignor Marvini, che è da poco giunto a cento a ricoprire il ruolo di parroco della nostra cara collegiata di San Viaggio, e, e il Presidente, Cavaliere Zanon di Valgiurata, e la sua signora, che ci onorano nella loro presenza. Ringrazio anche per essere venuto fin da Novara eh, Francesco Gonzales, responsabile dei beni culturali della diocesi di Novara e collaboratore della fondazione Maon, da sempre molto vicina a Cento, per i motivi che sappiamo, grazie a Sir Denis, eh, che ha divulgato eh, la notizia di questa cerimonia nel proprio sito applaudendo al significato di questo dono del dipinto di Paolo Antonio al comune da parte delle due associazioni centesi. Sir Dennis Maun avrebbe apprezzato molto questo gesto. Lui per primo ha donato tutta la sua collezione, come sappiamo, ai musei italiani e stranieri. Ringrazio di cuore il sindaco per aver sottolineato l'importanza della cultura nella vita di ciascuno di noi e dell'intera comunità cittadina e quanto essa debba essere promossa, diffusa e condivisa proprio attraverso la piena collaborazione tra l'impegno istituzionale pubblico e il sostegno privato. Questa sinergia eh, non è mancata appunto in tutti questi anni e siamo certi che continuerà ancora di più in futuro. Eh, alcuni giorni fa ho letto sul, sul Corriere della, Sce della Sera delle eh, um, parole molto belle pronunciate dal sindaco di Brescia in occasione dell'inaugurazione in Palazzo Marino di eh, quattro meravigliosi dipinti bergamaschi e bresciani eh, e che diceva che nei momenti più difficili di questa pandemia ehm, ci siamo resi conto di quanto la cultura sia una cura, è molto bella questa parola, una cura e io aggiungo un nutrimento indispensabile per la nostra esistenza, per la nostra mente e il nostro spirito, perché risponde a un bisogno insopprimibile di bellezza. Quella bollezza che, che sa anche nutrire l'anima, lo sappiamo, che è dentro di noi e che deve essere continuamente alimentato proprio perché ci rende più sensibili, più generosi, più felici. Ringrazio ancora il Sindaco per aver rivolto parole generose e gratificanti nei confronti delle nostre associazioni, che in effetti eh, hanno. Profuso, un grande impegno, a favore della crescita culturale, sociale, civica e spirituale della nostra comunità. Rafforzandone sempre più il senso di appartenenza e di identità che accento è sempre stato molto forte. L'amico. Stefano oh, vi ha ricordato molto bene le iniziative importanti promosse dall'Associazione Imprenditori Centesi per la Cultura. E io lo ringrazio um, per essere stato e continuare ad essere un bravissimo presidente eh, e anche molto eh, così eh, eh, tra, eh, confermato in questi anni. A mia volta come. Segretaria dell'associazione fin dalla sua nascita, desidero ringraziare tutti gli imprenditori che sono rimasti fedeli fin dalla prima ora, eh, e sono ancora tanti per fortuna, quelli che per motivi diversi, comunque sempre validi, hanno dovuto lasciare e quelli che sono entrati successivamente. Eh, o che stanno per entrare, e siamo molto fiduciosi in questo senso. A tutti il mio grazie, più affettuoso e sincero per essere rimasti uniti e sempre costanti nel perseguire le finalità del nostro Statuto, elaborato e scritto nel 1986 con l'aiuto fondamentale di una persona che oggi non è più con noi ma che è rimasta con gratitudine nei nostri cuori. Monsignor Salvatore Baviera, eh, un pastore illuminato, era il nostro parroco del, di San Biagio e uomo di grande cultura, che amava l'arte sacra, sapendola poi spiegare a tutti noi per la prima volta, eh, non soltanto dal punto di vista artistico, e formale ma soprattutto grazie ad una lettura iconologica e iconoteologica che andava molto più profonda e andava molto più in profondità andava alla fonte seminale alla ricerca dei significati più profondi simbolici una lettura completa aprendoci così nuovi orizzonti e, egli Uh, ha, ha saputo concepire, trasmetterci l'idea lungimirante che impresa e cultura devono operare insieme per il bene della comunità, che l'economia è importante per creare benessere, ma può diventare anche illuminata quando sa promuovere i valori più alti insiti nella cultura umanistica naturalmente eh, con particolare riferimento alla, no alla storia e alla tradizione centese, per poi valorizzare il nostro importante, variegato eh, patrimonio artistico, storico, artistico e religioso. In una città come Cento, che da sempre è ricca di, di spirito imprenditoriale, fin dal tempo del Guercino, eh, è stato così eh, possibile creare un sodalizio così unico nella sua eh, specificità. Eh, perché lo sappiamo: tante aziende importanti, imprese molto più importanti in Italia e nel mondo. Promuovono cultura, ma lo fanno singolarmente. Invece, qui è nata questa, questa idea vincente che eh, attraverso l'unione delle risorse e la condivisione di finalità e di valori eh, è stato possibile, appunto, ehm, promuovere e valorizzare eh, la nostra città e la nostra immensa cultura. Nel 2003 poi è nata l'associazione Amici della Pinacoteca di Cento, che mi onoro di presiedere grazie al suggerimento di Sir Dennis Maun, cittadino onorario di Cento e il più grande studioso del Guercino, che soprattutto grazie a lui oggi è riconosciuto tra i più importanti pittori. Del Seicento italiano. È nata sull'esempio della, della cugina di Bologna, che era sorta da pochi anni, e con il preciso scopo di sostenere e valorizzare il nostro museo, favorire la migliore conservazione attraverso restauri di opere in sofferenza, farlo conoscere ed apprezzare sempre più, e riscoprire opere e artisti dimenticati attraverso pubblicazioni, mostre, conferenze e incrementarne se possibile le collezioni. Scusatene. E, e cosa che abbiamo cominciato a fare subito direi quando si è presentata l'occasione di acquistare un dipinto di Cesare Gennari, il nipote più giovane di Guercino, ad un'asta di Sotevis a, bon a Milano. L'abbiamo fatto restaurare e l'abbiamo donato alla Pinacoteca. Quindi non è la prima volta, però, certamente questa è l'occasione più importante. È stato poi facile raccogliere le adesioni di tante amiche, tanti amici, centesi e non centesi, perché abbiamo pensato di coinvolgere anche tutti i nostri amici che abbiamo sparsi fortunatamente in tutta Italia, e per uh, uh, proporre appunto questa. questa Possibilità di trovarci tutti insieme, persone che amano l'arte, amano il nostro museo e che hanno voluto ogni anno contribuire con un aiuto costante e nel tempo a perseguire queste finalità. E fra i tanti amici che, che hanno risposto all'appello, voglio ricordare una persona che non ha potuto venire purtroppo, Raina Kabayvanska la grande cantante, eh, amica eh, nostra da tanti anni, perché noi siamo dei melomani eh, molto eh, appassionati e, e che avrebbe voluto essere qui presente con noi proprio perché ha visto il quadro in fotografia e lo voleva vedere veramente da vicino, dal vero. Eh, vi porto il suo saluto perché è amica anche di Cento, è venuta... Uh, voi sapete, è una cantante tra le più famose e più importanti al, al mondo, proprio in questa seconda parte del Novecento. Lei ha già 87 anni e, ed è oggi una, una, mh, diciamo una maestra eh, eccezionale eh, di, di, di tanti giovani talenti. Ritornerà però in primavera, eh? mi ha promesso di tornare per un nuovo concerto eh, nel nostro teatro. Ricordo eh, tra le tante iniziative promosse dagli amici della Pinacoteca, soltanto una, eh, quella dedicata alla Madonna del Presepe da Donatello a Guercino. Si chiamava Una devozione antica e nuova nella terra di Cento. Che ha avuto il merito di riscoprire un'opera donatelliana di grande pregio, concepita da Donatello e realizzata dal suo migliore allievo Bartolomeo Bellano. Che per 300 anni ha raccolto una devozione straordinaria da parte dei centesi: tanto che, eh, dopo più di 100 anni dal momento in cui era arrivata a Cento, nel 1623-24, lo stesso Guercino ritrasse. In un disegno meraviglioso e di grande scioltezza di tocco, apprezzatissima dai visitatori, fu la lettura artistica, ma anche iconologica delle opere esposte, offerta soprattutto da altri due amici. Che voglio ricordare e ringraziare, Giuseppe e Renza Adani, che hanno contribuito e continuato ancora nel tempo l'insegnamento di Monsignor Baviera e che sono diventati. Diciamo um, le guide storiche della nostra associazione eh, nelle bellissime visite alle mostre esposte in Italia in tutti questi anni. La mostra, come ha già detto um, eh, Stefano, ha visto la piena sinergia di tutte le istituzioni cittadine, con il comune che mise a disposizione la pinacoteca con gli imprenditori che sostennero la spesa più importante per il catalogo e con la fondazione e la cassa di risparmio di 100, main sponsor e partner privilegiato che acquistò un cospicuo numero di cataloghi della mostra per farne dono ai propri soci. Una collaborazione importante che speriamo possa continuare con Credit Banca. <ride> E il Cavaliere ce l'ha promesso. Oggi gli amici della Pinacoteca sono 160 e molti di essi sono presenti in questa sala insieme agli imprenditori. A tutti desidero dire grazie, grazie per la vostra fedeltà e la vostra generosità. Senza di voi, il meraviglioso dipinto di Paolo Antonio Barbieri oggi non sarebbe qui. Se qualche merito abbiamo avuto mio marito ed io è stato quello di fare il primo passo necessario per mettere in moto questa operazione virtuosa, decidendo di andare in una tiepida giornata di settembre del 2019 a visitare la Biennale internazionale dell'antiquariato di Firenze, un appuntamento che si ripresenta ogni due anni e che è sempre stato imperdibile per noi che siamo appassionati d'arte e anche collezionisti perché è un appuntamento con la mostra più bella più antica e più raffinata del mondo prima però di raccontarvi il momento emozionante dell'incontro con il dipinto di Paolo Antonio devo fare una premessa necessaria per farvi comprendere come abbiamo fatto a riconoscerlo per poi di acquistarlo. In effetti, conoscevamo da tempo la foto in bianco e nero di questo quadro per averla vista, pubblicata eh, nel 1986 da Prisco Bagni, altro grande eh, studioso personaggio importante per cento, ha, ha scritto tanti libri. Eh, che l'hanno valorizzata cento. nel suo libro dedicata proprio a Benedetto Gennari, quindi il nipote più vecchio del Guercino, e agli artisti della bottega guerciniana, compreso Paolo Antonio, in cui l'autore riporta per la prima volta la descrizione nei minimi particolari di questo quadro nell'inventario dei pronipoti del Guercino che lo ereditarono nel 1719. Nel 2000 poi anche Daniele Benati ha pubblicato la stessa foto in bianco e nero nel dipinto, nel suo libro, importantissimo e ormai imprescindibile, sulla natura morta in Emilia Romagna, riconoscendo Paolo Antonio come un protagonista importante della natura morta in, in ambito emiliano. Quindi entrati nello stand che lo esponeva e di cui non parlo, non dico ancora di chi, <ride> non potevamo immaginare quello che in realtà ci è apparso davanti agli occhi come una visione. Abbiamo provato un, un tuffo al cuore che ha cominciato a battere sempre più forte e ci ha invaso una grande emozione e commozione, perché quel quadro in bianco e nero che ricordavamo pubblicato... Sui libri, visto dal vero, era un'opera di una bellezza straordinaria, si materializzava co come un dono del cielo quasi. Avevamo di fronte un capolavoro assoluto di Paolo Antonio Barbieri, che ricompariva dopo 30 anni di nascondimento in una collezione privata perché essendo stato fotografato chiaramente negli anni Ottanta, dopo era sparito un'altra volta. Quindi eh, finalmente ora era ritornato alla luce ed era in vendita, in vendita per tutti, eh, suffragato da una scheda storico-artistica che ci diede il gentile signore che era presente nello stand. La, la titolare della galleria infatti quel giorno era stata trattenuta a Roma. Ma il quadro eh, era quindi in vendita, in vendita per tutti, ma soprattutto lo era per noi due, centesi, che abbiamo subito pensato di riportarlo a 100 nella nostra Pinacoteca. Era troppo, troppo importante per noi. E continuando, eh, perché sapevamo, sapevamo benissimo che in Pinacoteca mancava da sempre un'opera di Paolo Antonio. Ci sono tutti gli altri eh, pittori eh, legati al Guercino, i suoi allievi, eh, i, i nipoti, eccetera, ma mancava proprio lui. Quindi continuando ad ammirarlo per la straordinaria conservazione, perché questo quadro racchiude davvero tutte le possibili qualità che un quadro può avere, la, la notevole dimensione. Nella, nella, nella foto in bianco e nero pensavamo che fosse un quadro di, di medie dimensioni, ma questo quadro è un 1,03 di altezza per 1,40 di larghezza, incorniciato da una cornice bellissima, intagliata, dorata. Eh, del coeva della Emiliana per cui era, è perfetto, e poi eh, i colori. Colori sbaglianti, l'estrema rarità. Sappiamo bene che eh, Paolo Antonio ha dipinto poco: ha dipinto ma la stragrande maggioranza dei suoi dipinti è ancora dispersa. E poi ehm, ciò che ci ha colpito di più è stata la magnifica qualità pittorica eh, con cui Paolo Antonio ha dipinto questo soggetto unico nella sua produzione. E comunque rarissimo credo anche in assoluto, poi ci dirà molto meglio Daniele. Qui il pittore in stato di grazia ha saputo descrivere con tocchi magistrali gli oggetti preziosi di un vescovo, posati sulla mensa eucaristica in attesa di celebrare la Santa Messa, perché quella tavola, quella ricoperta da quella tovaglia in realtà è una mensa eucaristica. Eh, e quindi eh, posato su quella mensa in attesa di celebrare la Santa Messa, riuscendo a dare a quell'attesa una valenza spirituale molto alta, abbiamo pensato che in effetti questo quadro non è solo una natura morta, ma anche un cantico di fede, perché ognuno di questi oggetti ha un significato simbolico e liturgico molto profondo, che invita alla meditazione e alla preghiera. E non dimentichiamo che una grande, una grande fede univa i due fratelli e che entrambi hanno voluto essere sepolti nella chiesa di San Salvatore a Bologna con l'abito dei cappuccini. Abbiamo anche pensato che questo quadro è stato molto amato perché non è stato mai venduto né prima né dopo la morte di Paolo Antonio. Una morte prematura e improvvisa nel 1649, dopo aver vissuto sempre insieme e addirittura compilato insieme il famoso libro dei conti dal 1929 al 1949. Questa morte procurò un grandissimo dolore al Guercino. Che cade in uno stato inconsolabile di malinconia. Un quadro, quindi, che è rimasto sempre nella casa di famiglia perché Guercino ha voluto conservarlo come ricordo caro e prezioso dell'amatissimo fratello. Questo, quindi, è comunque quello che, che abbiamo pensato noi, ma io credo che sia la verità e che questa verità ce lo renda ancora più caro. Il quadro. Era appeso alla parete dello stand, torniamo, eh, nonostante fossero passati alcuni giorni dall'inizio della mostra. Mi sembrava davvero che aspettasse proprio noi per poter ritornare a casa. Eh, in quel momento abbiamo maturato ecco, l'idea di coinvolgere nell'acquisto associazione Amici della Pinacoteca e l'associazione Imprenditori Centesi per la Cultura. Non era giusto che lo prendessimo da soli, era importante eh, dare eh, all'operazione questo significato, un significato e un valore molto più importanti, perché esse rappresentano una parte davvero ampia e significativa della nostra città. Lo stand che lo esponeva era quello di una importante antiquaria di Roma, una delle più importanti, Alessandra Di Castro, ultima discendente di una famiglia antiquaria da quattro generazioni, e oggi presidente dell'Associazione Antiquari Italiani, una carica molto prestigiosa. Un'antiquaria anche studiosa di grande valore, e una persona amabilissima che ha favorito con grande sensibilità e generosità la trattativa per l'acquisto, riconoscendo come un privilegio anche per lei il fatto di, di vendere un dipinto destinato ad essere esposto in, in un importante museo, ancora più pensando che è la Pinacoteca di Cento dove è custodita la maggiore concentrazione al mondo di opere del Guercino e degli artisti della sua bottega, ma dove mancava solo lui. Con Alessandra è nata poi una bellissima amicizia, eh, coltivata in questi due anni con messaggi, eh, telefonate, affettuose, specialmente nel momento difficile che abbiamo vissuto per problemi di salute. Alessandra oggi è qui, è qui con noi. E gioire insieme a noi e ci porgerà il suo saluto tra pochi minuti grazie alessandra durante il viaggio di ritorno abbiamo poi telefonato ai cari amici fausto gozzi eh, allora eh, scusate, direttore dei musei civici di cento e daniele benati che hanno gioito con noi eh, con lacrime di giubilo addirittura, eh, Fausto ha usato una frase che, che scrive il Guercino dicendo che appunto quando guardava il, il Bononi, i quadri di Bononi, eh, provava lacrime di giubilo. Per la bella notizia che il dipinto era praticamente nostro e che... Eh, e che pensavamo appunto di coinvolgere nell'acquisto le due associazioni. Nei giorni successivi abbiamo organizzato le due assemblee di entrambe, in cui abbiamo presentato il dipinto attraverso una foto in alta risoluzione raccontando l'intera operazione di sinergia virtuosa che avrebbe permesso di acquistare l'opera, pagandone ciascuna la metà. Tutti i soci hanno risposto con grande entusiasmo e generosità perché hanno compreso che non si poteva perdere un'occasione unica e irripetibile di donare alla propria città per sempre un vero tesoro. Come amici della Pinacoteca siamo stati avvantaggiati dal fatto che avevamo messo da parte dopo il terremoto le quote associative di ogni anno. E le offerte accumulate appunto dal 2012 e quindi abbiamo potuto versare subito la nostra metà. Gli imprenditori, anch'essi, hanno raccolto le quote necessarie in breve tempo e quindi il dipinto è arrivato a 100 pochi giorni prima dell'inaugurazione della mostra del Guercino, l'8 novembre 2019. Esattamente 300 anni dopo il 1719, la data in cui i pronipoti del Guercino lo avevano ereditato. Quindi pensate, era veramente destino eh, che ritornasse a casa. Purtroppo pochi mesi dopo è scoppiata la pandemia e abbiamo dovuto attendere due anni per realizzare questo evento tanto desiderato e che oggi... Finalmente si sta compiendo con grande gioia di tutti noi che l'abbiamo organizzato e siamo certi anche di tutti voi che lo state vivendo con noi, con giusto orgoglio da parte dei donatori e con profonda gratitudine da parte dei centesi per questo gesto generoso di alto valore culturale e civico. Scusate se mi sono dilungata molto, ma. Penso che fosse necessario, vi ringrazio tanto, per yeah. Grazie. 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 Sì, Gianni ha avuto una notevole eh, parte in tutto questo. Grazie Gianni, grazie eh. Finit. Eh, la mia è eh, eh, come avevo anticipato sarebbero stati anche momenti emozionanti no, di questo racconto che io ovviamente ho vissuto assieme a lei a stretto contatto, che poi questa passione comune che lei mi ha trasferito fin dai primi anni del nostro matrimonio, quello che poi ci ha tenuto tanto. Tanti uniti e ha reso la nostra vita così, così bella e piena matrimoniale. Come era assolutamente giusto e opportuno, Cristina nel suo intervento, ha evidenziato l'importanza del ruolo che ha avuto per la felice conclusione di questa bella vicenda, la cara amica e prestigiosa antiquaria Alessandra Di Castro, alla quale chiedo. Di venire al microfono per raccontarci brevemente come ha vissuto l'evolversi di questa operazione che oggi vede la sua felice conclusione. Grazie, Alessandro. Se vuoi anche tu andare davanti al quadro, al tuo certo, quadro, certo, certo. che è qua per merito Grazie tuo tanto. soprattutto. Ma io dopo l'emozionante racconto di Cristina, veramente dico due parole perché questo. Queste sinergie di cui hai parlato così bene in realtà sono, sono ampie, sono, eh, coinvolgono tante persone. E io vorrei veramente ringraziare l'amica eh, Tiziana Sassoli che mentre allestivamo a Palazzo Corsini nel 2019 eh, continuamente mi veniva a trovare perché aveva capito quale poteva essere l'auspicabile eh, destinazione finale di questo, di questo quadro. E quindi oggi è qui con noi la ringrazio moltissimo. E poi Sinergie, la storia dell'arte che negli ultimi anni ha ricostruito questa figura importante, e che era nota alle fonti, ma di cui appunto esisteva. Questo, di questo quadro esisteva una fotografia in bianco e nero. Quindi eh, è stato così anche emozionante per me ricostruire poi le vicende critiche. E quindi ecco, ringrazio anche Daniele Benati che ha dato un contributo importante alla ricostruzione della storia di questo quadro. E, e poi ringrazio tutti voi veramente perché questa è una storia virtuosa e esemplare di questo passaggio dal, diciamo, dal, dal privato, dal mecenatismo che in Italia è veramente importante, che ha in questo luogo così dimostrato quanto, quanto possa essere significativa l'opera di una comunità e che oggi ci consente di, di vedere a tutti noi, ai cittadini, un quadro in uno spazio pubblico. Quindi grazie a Gianni e a Cristina, grazie a tutti voi davvero. Grazie, grazie Alessandra per le tue belle parole ma soprattutto del ruolo importante che tu hai avuto. Adesso eh, cedo la parola al neodirettore dei musei civici, Lorenzo Lorenzini. Sarà compito suo assicurare a questa meravigliosa opera d'arte il risalto che merita e la sua piena fruibilità da parte di un pubblico sempre più vasto all'interno della Pinacoteca temporanea di San Lorenzo. Prego. Beh, io non posso fare altro che associarmi a tutti i ringraziamenti che sono stati fatti fino a questo momento, sottolineando ulteriormente però che la sinergia che, che, che si è formata tra eh, il mondo dell'associazione, dell'associazionismo, il mondo imprenditoriale, il mondo culturale e quello dell'amministrazione pubblica è assolutamente eh, un, un, una, un ottimo eh, punto eh, non di arrivo ma di partenza. Eh, è stato fatto molto fino a questo momento, eh, l'Associazione Imprenditori Centesi per la Cultura e anche gli amici della Pinacoteca hanno eh, da moltissimi anni contribuito alla vita culturale di questa città, eh, di questa città che eh, come tutto il resto eh, dell'Emilia prima e del mondo poi è cambiata profondamente, mi riferisco al terremoto che eh, ci ha privato dei nostri musei per un periodo molto lungo e mi riferisco ovviamente alla pandemia che ci ha privato anche eh, de, delle, così, delle più elementari possibilità di fruizione. E, come è stato detto, eh, il compito eh, della conservazione eh, di questo dipinto adesso è affare eh, della Pinacoteca Civica. Di Cento, anzi della civica Pinacoteca di Cento perché dal 1840 circa quando è nata questo è il suo nome un nome che ha un'importanza fondamentale perché premette il termine civico alla funzione eh, di questa eh, istituzione. E sono d'accordo, la bellezza salverà il mondo e quindi eh, le amministrazioni pubbliche e il pubblico ha questo compito fondamentale di eh, facilitare eh, questo. Ehm, che non è questa sorta di motto che, che ha un'origine illustre e che eh, viene sempre fuori, viene sempre fuori in tutti gli ambiti proprio perché è, eh, è verissimo la gente vive meglio in un ambiente eh, che gli è eh, favorevole e che non gli è ostile e eh, io ehm, penso che eh, tra i compiti fondamentali di un'amministrazione pubblica ci sia proprio quello di favorire eh, non solo la fruizione ma anche e soprattutto in un momento come questo la conservazione del patrimonio. E compito è compito dell'amministrazione, compito mio, forse modestamente lo dico: quello di fare in modo che questo quadro venga conservato nel migliore dei modi e che possa essere visto per altri mille anni. E quindi bisogna che tutti noi, a partire dall'amministrazione, ma anche. Le associazioni e i privati i cittadini devono impegnarsi nel fatto che questo patrimonio è nostro solo per un brevissimo periodo, poi dovrà passare eh, a chi eh, verrà dopo di noi. E man mano che il tempo passa, eh, le questioni conservative del patrimonio diventano sempre più complicate: diventano più complicate perché è sempre più complesso questo mondo, perché è sempre più eh, difficile mantenere eh, anche delle condizioni climatiche. Non, non voglio entrare in un ambito che non mi appartiene, però è innegabile che l'inquinamento, il clima e eh, tutti questi fattori hanno un'influenza diretta sulla conservazione delle opere d'arte. Per cui quando mi si dice che nelle chiese i dipinti sono rimasti lì per 500, 300 anni, sì è vero, ma era molto diversa la condizione atmosferica e la condizione in cui queste opere si conservavano. La pinacoteca che avremo fra tempi brevissimi, spero, fra pochissimo tempo, sarà una pinacoteca nuova all'interno di un edificio antico sarà una pinacoteca con delle soluzioni tecnologiche studiate per conservare questo patrimonio al meglio e spero che effettivamente questo progetto anche dell'allestimento interno della Pinacoteca e per allestimento interno non intendo proprio solo la pensione dei quadri il colore delle pareti ma ci sono tutte eh, le eh, tecnologie adatte a conservare e eh, a fare in modo che questo patrimonio eh, non, non, eh, non, non si deteriori ulteriormente spero, dicevo, che questa cosa si possa realizzare in tempi brevi nel frattempo eh, questo eh, dipinto straordinario troverà eh, luogo in quella che è la nostra pinacoteca provvisoria, eh, collocata nella chiesa di San Lorenzo, attualmente chiusa proprio perché ci sono eh, delle problematiche legate a quanto dicevo un attimo fa, ci sono delle problematiche legate alla conservazione, legate... A, eh, ad altri aspetti eh, tecnici eh, diversi eh, e eh, così eh, che non, non sono anche molto complessi da spiegare eh, una volta eh, riavuta eh, e restituita la chiesa eh, con eh, le migliorie necessarie alla città eh, ci sarà una saletta dedicata al dipinto di Paolo Antonio eh, la saletta eh, che eh, è stata dedicata a suo tempo a eh, Ottavio Mazzonis e che. Eh attualmente ospita eh, un nucleo di incisioni eh, di, dai dipinti eh, di Guercino, ehm, ospiterà appunto questo dipinto eh, sulla parete centrale di fondo in maniera tale da potergli dare il risalto massimo e eh, anche questa è eh, un'operazione che si spera di riuscire a concludere velocemente, eh, saranno eh, affiancati il dipinto sarà affiancato da quattro opere che appartengono al patrimonio eh, della Pinacoteca civica, che sono eh, quattro nature morte, due delle quali eh, avevano una vecchissima attribuzione appunto a Paolo Antonio. Eh, questo eh, servirà a contestualizzare meglio eh, l'opera eh, vicino ad altri dipinti più o meno della, della stessa epoca. Eh, temo che eh, sarà un confronto impari perché questo dipinto è veramente straordinario e quindi eh, le nostre eh, quattro nature morte eh, faranno eh, brillare ancora di più questa, questa gemma. E, eh, Spero veramente che questa cosa si possa concludere eh, nel minor eh, tempo possibile, spero davvero che eh, nella nuova Pinacoteca ci possa essere eh, davvero uno spazio eh, particolare eh, in cui eh, esaltare al meglio questo eh, dipinto. Eh, grazie a tutti, eh, soprattutto eh, agli imprenditori e agli amici della Pinacoteca e a tutti coloro che hanno facilitato questa eh, donazione. Grazie, grazie Lorenzo, davvero speriamo che il tempo di attesa per poter vedere... Appeso alle pareti della Pinacoteca, sia molto breve. Siamo giunti al momento conclusivo e assolutamente più importante di questa cerimonia. Si tratta dell'illustrazione del dipinto, della figura e del percorso artistico di Paolo Antonio Barbieri da parte di Daniele Benati. Professore ordinario di storia dell'arte moderna presso l'Università di Bologna, senza ombra di dubbio, uno dei massimi studiosi dell'opera pittorica del Guercino e del suo amatissimo fratello. A te la parola, caro Daniele. Eh, grazie Gianni, grazie a tutti voi, eh, sono veramente anch'io. Toccato insomma, dalla, dalla partecipazione con cui questa donazione oggi eh, è salutata. Eh, D'altra parte, sì, non possiamo non ricordare che stiamo celebrando l'amatissimo fratello del Guercino. L'unico dolore che Guercino ebbe nel corso della sua carriera, su questo le, le fonti sono abbastanza concordi nel dirlo, fu appunto la perdita prematura di Paolo Antonio, un personaggio che l'aveva aiutato, Lungo tutta la sua carriera, più giovane del Guercino. Guercino nasce nel 91, eh, Paolo Antonio nasce invece nel 1603. Eh, e lungo tutta l'attività del Guercino, Paolo Antonio affianca. La carriera del fratello tiene i conti di casa, abbiamo bene in mente l'importanza di Paolo Antonio che redige il libro dei conti, lo tiene appunto in ordine fino alla morte nel 1649 che per il guercino fu un durissimo... Colpo, prima di essere sepolti, poi entrambi nella chiesa di San Salvatore a Bologna. Oramai entrambi si erano trasferiti a Bologna dalla Nativa 100 e prima purtroppo morì. Paolo Antonio e anni dopo appunto il Guercino che volle essere sepolto accanto al fratello. Ma il ritrovamento insomma, abbiamo già sentito da Cristina Fava uh, dei dettagli insomma, circa questa uh, operazione condotta a termine con tanta soddisfazione da parte delle due associazioni che hanno potuto acquistare e donare il quadro alla Pinacoteca mh, di Cento. Um, questo, questo dipinto è molto importante in realtà perché ci documenta una, un aspetto poco, poco noto dell'attività del fratello del Guercino. Eh, la storia che vogliamo raccontare prende le mosse eh, dall'arrivo di Giovan Francesco, cioè del Guercino a Roma intorno al 1620. Eh, aveva più o meno l'età che ha adesso il vostro sindaco e aveva già alle spalle una, una carriera paragonabile eh impari. E beh, caro sindaco, sarà il caso è che tu ti prenda queste, anche queste, queste responsabilità eh, e e aveva alle spalle una bella carriera, arrivato a Roma, ehm, Guercino confeziona questo dipinto che è, è l'unica sua prova nel campo della natura morta. Sapete che a queste date parlare di natura morta è ancora... Improprio. Gli inventari eh, ci parlano di questi quadri elencando i soggetti che, che raffiguravano, quindi fiori, frutta, animali. Il termine natura morta che è un termine comprensivo nasce soltanto alla fine del Settecento. Prima si parla di vita silenziosa, Stillleben. Eh, alla tedesca, come ecco, il termine natura morta che noi usiamo, eh, che vuole, vuole comprendere tutti questi sottogeneri fiori, frutti, animali, strumenti musicali, eccetera, eh, fino a quella data non c'è ancora. E il Guercino da questa aroma, probabilmente da questa, eh, si cimenta insomma, in un soggetto di quelli che noi chiameremo eh, in seguito natura morta. È una sua versione molto particolare del tema, cioè c'è un teschio soltanto, eh, una Vanitas dunque, e alcuni pastori che lo osservano, ma è chiaro che Guercino a Roma eh, capisce le potenzialità del nuovo genere della natura morta. Eh, che era un genere che in Italia aveva... Um aveva cominciato a furorizzare da pochi anni, sapete che per questa tipologia di quadri noi abbiamo così, insomma, uno statuto eh, di nascita abbastanza eh, sul quale tutti concordiamo cioè la prima natura morta italiana è la fiscella la cestina di frutta eh, del Caravaggio che adesso si trova alla Pinacoteca Ambrosiana un quadro straordinario che poi dà l'avvio a tutta una produzione di natura morta eh, in ambito Romano, da parte di eh, Seguaci, soprattutto del Caravaggio, ma poi anche di altri, di altri artisti. Eh, Guercino è arrivato a Roma, eh, a seguito della, della chiamata da parte di Papa Gregorio XV Ludovisi. Capisce l'importanza e, e probabilmente insomma la fortuna insomma, che questo tipo di dipinti eh, può oh, arrecare alla sua attività imprenditoriale. Noi non dobbiamo dimenticare che Guercino è stato soprattutto un grande imprenditore di se stesso, un personaggio che come diceva Goethe insomma, incarna a livello più alto la qualità eh, operosa eh, della sua... Della sua città, del luogo in cui è nata, in cui è nato, e mh, capendo le potenzialità di questo nuovo genere, eh, il Guercino pensa bene di eh, assegnare a questa particolare tipologia il proprio fratello. Eh, questa è un'operazione abbastanza interessante ed è effettivamente eh, Paolo Antonio che emerge poco alla volta come grande protagonista della natura morta in ambito Emiliano Romagnolo, ehm, eh, venendo poco alla volta a, eh, mh, sì, ad essere un po' il nome di riferimento per tutta la natura morta. Ecco, eh, tutti i quari natura morta, compresi quelli che ehm, ehm, Lorenzo Lorenzini, il direttore della Pinacoteca, adesso nominava in Pinacoteca, sono stati attribuiti, sono in realtà quadri di cittadini, ma eh, il nome di Paolo Antonio Barbieri era diventato un nome che serviva a qualificare tutti questi tipi di dipinti. Prima che si cominciasse a, a fare chiarezza. Il primo quadro che eh, è emerso di Paolo Antonio Barbieri, grazie alle ricerche di Francesco Arcangeli, è il famo la famosa spezieria eseguita nel 1637 per il governatore di Cento, Palettoni. Questo Palettoni era in realtà un personaggio di Spoleto, originario di Spoleto, e infatti il quadro raffigurante la spezieria che viene compiuta eh, nel 1637 si è stata rintracciata da Francesco Arcangeli appunto nella Pinacoteca di Spoleto. Vedete di fianco riportato la nota contenuta nel Libro dei Conti in cui Paolo Antonio annota i proventi della bottega, cioè i guadagni che ottengono sia il fratello Giovanni Francesco, detto il Guercino, sia lui stesso. Quindi, all'interno del Libro dei Conti ci sono anche segnati i guadagni ottenuti da Paolo Antonio. E, ehm, e in questo modo veniamo a sapere di alcuni soggetti. Ecco, alcuni di questi quadri sono stati rintracciati. Il primo a essere appunto rintracciato è La Spezieria di Spoleto. Eh, un quadro che consentiva a Francesco Arcangeli, in questo articolo eh, importante intitolato Il fratello del Guercino, pubblicato nel 1961, eh, di tratteggiare la fisionomia. Eh, sapete che i quadri, in qualche modo, ci danno anche l'idea della personalità dell'artista. Che li ha eseguiti? E, ehm... E per Francesco Arcangeli eh, da un quadro come questa spezieria del Museo Civico di Spoleto eh, emergeva il carattere di un uomo attento, casalingo, devoto, ma non dimentico mai della vita concreta ed una non soltanto metafisica solidità degli oggetti. Già in Arcangeli c'è l'idea che la natura morta veicoli in prima istanza contenuti eh, allegorici. Uh, metafisici da anche in chiave religiosa ma Guercino, il fratello di Guercino non dimentica mai la solidità anche fisica degli oggetti e lo si vede bene in questa spezieria in cui nella penombra appunto del negozio di spezieria questo eh, Gardone è intento a macinare eh, degli ingredienti per una ricetta e di fianco a lui si dispongono questi grandi vasi eh, da farmacia appunto contenenti varie, eh, vari, vari prodotti. Eh, di questo quadro è poi saltata fuori anche una versione molto interessante che si conserva nella Galleria del Castello di Praga. Fino a qualche anno fa non si conosceva chiaramente sempre Paolo Antonio Barbieri che riprende eh, alcuni eh, motivi del quadro della spezzeria, eh, cioè questa serie di vasi straordinari eh, trasparenti, di vetro contenenti appunto vari eh, prodotti, gelatine eccetera. Eh, frutta, dolci, e, e, e ne fa in questo caso un soggetto autonomo, cioè senza più la figura. Eh, a seguito della scoperta da parte di Arcangeli del quadro di Spoleto, sono state numerose le attribuzioni che si sono potute fare. Al fratello del Guerciglio, in alcuni casi anche confermate eh, dalla letteratura, dalle fonti, dalla documentazione che possediamo. Vi mostro questa. Questo quadro che purtroppo conosciamo soltanto in bianco e nero, ma anche il quadro della Pinacoteca Civica di Ravenna, dove emerge questo senso di ammasso, no? che è una cosa che caratterizza abbastanza il fratello del Guercino nella sua prima attività. Anche a Porto Rico nel Museo Ponce c'è un quadro che va restituito appunto al fratello del Guercino e che ci presenta questi prodotti della, della cucina rustica, perché il Paolo Antonio Barbieri diventa ben presto il maggiore rappresentante in Emilia e Romagna di quello che noi chiamiamo la natura morta rustico-realistica, cioè una natura morta che si appunta su soggetti appunto rustici, gli ingredienti della cucina domestica povera, tradizionale, eh, e è connotato da un grande realismo nella resa appunto di questi soggetti, in contrapposizione invece a una natura morta aristocratica che in Emilia è portata avanti eh, da Pierfrancesco Cittadini e da altri pittori. Ecco, Paolo Antonio è il campione di questa... Eh, che già Matteo Marangoni, un grande critico attivo all'inizio del Novecento, definiva eh, nei termini di una sorta di prosa pittorica, cioè siamo di fronte a dipinti, lui non parlava di Paolo Antonio ma adotta questo termine per altri protagonisti della natura morta in Emilia Romagna, per i quali parla appunto di prosa pittorica, di fronte alla... Allo sfoggio letterario dei quadri più ricchi, più aristocratici, di cittadini, qui siamo invece di fronte a un linguaggio più, eh, più basso, più, eh, eh, a una prosa appunto, più, 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 più eh, accostante. E gli oggetti, appunto, queste cipolle, le castagne, il pane, si ammassano appunto, con tanto poetico disordine, oppure questo quadro eh, con tre specchi che riflettono. Uh, è sempre questi contenitori e il tema della, uh, della sporta del cesto di, uh, di paglia intrecciato che sarà uno dei grandi protagonisti della natura morta rustico-realistica in ambito uh, emiliano-romagnola ma d'altra parte il fratello del guericino collabora probabilmente anche con il uh, Col fratello maggiore per gli inserti di natura morta. I casi in cui si può pensare accanto al guercino l'intervento di Paolo Antonio sono numerosi. Mi limito a pubblicare questa immagine perché avevo questa l'avevo sul mio desktop e mh, probabilmente insomma il, il giglio, eh, il cuscino, oh, il libro, eh, cioè c'è una collaborazione di cui il libro dei conti non ci dà mh, notizia ma probabilmente Guercino per questi inserti di natura morta si faceva aiutare appunto dal fratello. Ecco vi dicevo che Paolo Antonio Barbieri è diventato ben presto, grazie agli studi di Arcangeli, poi di altri studiosi che sono successi tutti, il eh, rappresentante di questa natura morta rustica, di questa pittura di ferma. Eh, pittura di ferma è un, altro, è un altro termine con il quale ci si riferisce nel Seicento a, a questi soggetti, che possono essere i più vari fiori, frutti, ma anche animali. Um. Ecco, un altro quadro documentato eh, di Paolo Antonio è questa ortolana di cui ci parla non soltanto il Libro dei Conti ma anche Malvasia nella sua fessina pittrice ed è un dipinto che rimane incompiuto alla morte di Paolo Antonio il quale aveva eseguito soltanto la parte eh, con le uve, le pesche, i meloni eccetera e ehm, anni Dopo il Guercino aggiunge la ortolana che conta, come dice Malvasia, che sulle mani si conta la moneta sino a quel giorno cavata, cioè i guadagni della, ricavati nella giornata dalla vendita dei suoi prodotti. Ecco un quadro commovente, insomma pensare che a distanza di anni dalla morte del fratello il Guercino torni su un suo quadro per aggiungere la figura dell'ortolana e fare un quadro che poi viene... Venduta al marchese Albergatti e di qui poi arriva a Roma a casa Ludovisi. Um, ecco, ma vi mostro per concludere questa carellata relativa all'attività nel campo della natura morta rustica: questo capolavoro dell'Art um, dell Institute di Chicago. Uh, un quadro dove appunto gli oggetti si presentano uh, sgranati, uh, distanziati l'uno dall'altro uh, su un ripiano e gettando queste ombre così nette e così forti. In proposito, uh, Carlo Volpe nel 79 parlava, uh, di co di, sottolineava come l'oggetto ancora posa, quasi simbolo come il calice sull'altare, cioè c'è una sacralità in questa natura morta, eh, in questa pittura di natura morta del, del fratello del Guercino, cioè l'oggetto, eh, il prodotto della natura che viene esibito e come mostrato è come mostrato in segno di ringraziamento ecco, per cui diceva Volpe l'oggetto in questo caso un cestino di castagne dei formaggi, dei funghi posa quasi simbolo come il calice sull'altare è un'immagine molto bella che riprende le osservazioni che aveva già svolto nel 61 Arcangeli cioè nello stesso tempo mantenendo la sua fisicità ecco voi sapete che la natura morte, in realtà, per la sua destinazione, ah sì, poi a questo voglio mostrarvi anche che nella fototeca di Federico Zeri a Bologna eh, si conserva il pandan del quadro che adesso è a Chicago, questo quadrettino che apparteneva anch'esso a Friedrich Montt, un amico di Zeri, il quale vende il quadro di adesso a Chicago come opera di Zurbaran. È eh, molto interessante insomma, che questa natura morta, così severa, così sacrale eh, potesse eh, passare sotto il nome di Turbarang, del grande maestro sivigliano. C'è cioè qualcosa di spagnolo effettivamente nella natura morta di Paolo Antonio Barbieri. Ecco, però, mh, ehm, sì, quello che volevo dire è che la natura morta è come un grande sommerso. Eh, e sono pochi anni che si è, a, si è cominciato a studiarla in modo scientifico sulla base delle fonti, cercando di ricomporre le varie personalità. Eh, è chiaro che ancora molti dipinti sono in collezione privata, non sono ancora emersi, ci mancano ancora molti tasselli per ricostruire l'attività di questi artisti eh, e in molti casi va a finire che noi conosciamo un aspetto. Di questi artisti. Ecco per noi Paolo Antonio Barbieri è il protagonista di questa natura morta così rustica, con questi oggetti della cucina povera, eh, su queste tavole disadorne. Eh, in realtà, i documenti a partire dallo stesso libro dei conti da lui tenuto eh, e che tuttora si conserva eh, eh, insieme al fratello. Ehm, Paolo Antonio eh, pratica anche altri soggetti. Eh, e nel 1984 Luigi Salerno pubblicò questo quadro per la prima volta, lo pubblicava in bianco e nero ovviamente come ha ricordato Alessandra di Castro e lo ricollegava a un dipinto che è pagato nel 1943 di cui lo stesso Paolo Antonio registra il pagamento nel libro dei conti alla data 31 ottobre 1643 per il commendator Giovanni Battista Manzini, grande amico e di estimatore del guercino e dunque anche del fratello, ho ricevuto per il quadro d'Argenti scudi 30. Ecco, era una definizione abbastanza generica, eh, Salerno era colpito in particolare da, questo, da questa tovaglia violetta che torna nei quadri del Guercino, qui vi mostro il quadro di San Giovanni in persiceto, la gamma cromatica è assolutamente quella del Guercino, e però lo ricollegava a questo quadro di Argenti che è una definizione abbastanza generica ma che ci fa capire che Paolo Antonio aveva praticato anche soggetti con vasellame prezioso, con oggetti eh, con oggetti d'argento, di metallo eccetera e questo sarebbe stato appunto il primo quadro che si conosceva di questa specialità dopodiché è stato Priscobagni l'ha raccontato già adesso molto bene Cristina Fava eh, a capire invece qual è il quadro Qual è la citazione giusta di questo quadro? Nell'inventario nell dei dipinti che i pronipoti del Guercino conservavano nella villa di Belpoggio. Eh, dove ci sono tantissimi quadri, disegni, quadri del Guercino, quadri di Paolo Antonio, quadri di altri artisti. Ecco, eh, tra questi quadri elencati nell'inventario figura un quadro grande, dipinto una tavola, con dentro dipinto sarebbe, no? con dentro dipinto una tavola, con tappeto, sopra cui vi sono una mitra, cioè un cappello vescovile, pastorale. Eh, calice e altro per il servizio del sacrificio di un vesco, per un vescovo. Originale di Paolo Antonio Barbieri con cornice gialla e toro, eh, valutato 300 lire con prezzo molto alto all'interno dell'inventario, perché i due pronipoti del Guercino, a questo dato, nel 1719, si devono dividere insomma, tutto questo patrimonio che fino a quel momento è arrivato per via diretta da Guercino ai Gennari, eh, in particolare a Cesare, e da. Cesare, Gennari, ai, ai nipoti, ai, ai figli. Ehm Ecco, questa uh, descrizione capite bene che è assolutamente perfetta, uh, ciò nonostante sono poi stati sollevati anche dei dubbi, Anna Colombi Ferretti ad esempio ha pensato che il quadro possa essere in realtà di Benedetto Gennari perché in questo dipinto di Benedetto Gennari conservato a Bologna c'è un pastorale molto simile, ma in realtà... Qui è Benedetto Gennari che avendo in casa il quadro dello zio probabilmente copia il pastorale. Eh, io stesso poi l'ho pubblicato riprendendo ovviamente il nome di Paolo Antonio Barbieri, anzi facendo, sottolineando come grazie a questo quadro si apra la conoscenza di un nuovo aspetto della produzione di Paolo Antonio Barbieri con oggetti preziosi. Ehm... Um... e poi c'è questo incidente di percorso che voglio un po' ricordare perché è divertente, lo commentavamo non mi sembra con Cristina appunto nei giorni scorsi, cioè Federico Zeri che in realtà pensava, e ce n'è testimonianza nella sua fototeca che questo quadro non fosse di Paolo Antonio Barbieri ma di un pittore spagnolo Juan Bautista de Espinosa evidentemente facendo riferimento a questo dipinto che è effettivamente firmato e datato 1624 da, da Espinosa e che compositivamente lo ricorda molto poi adesso che lo conosciamo dal vero è chiaro che la qualità del quadro eh, spagnolo è ben è tutt'altra cosa insomma Espinosa è a questi aspetti di naturalismo fiammingo eh, che arriva in Spagna a date molto precoci laddove invece in nel quadro che stiamo guardando ci sono questi lumetti un po' grassi che sono proprio della tradizione guericiniana dunque sono due quadri inconfrontabili ma è interessante che Zeri appunto eh, Insomma, si sbagliasse, anche Zeri può sbagliare un'attribuzione, eh, tutti noi sbagliamo ovviamente. Eh, ma ehm, quello che è interessante è che in questo modo si sottolineano però ancora una volta i rapporti con certa natura morta spagnola. Ecco, anche Juan Bautista Espinosa, che è un artista molto interessante, attivo ad arte molto precoci ma probabilmente in qualche modo poteva il suo quadro, i suoi quadri essere noti anche in Italia. E comunque questa disposizione paratattica degli oggetti, insomma ehm, nel quadro beh, che lo vedete poi qui di fianco, eh, questo modo estremamente eh, simmetrico con il vassoio al centro e gli altri oggetti ai lati, può rimandare anche se il risultato pittorico è molto diverso a quello della pittura spagnola, ma d'altra parte dicevamo che altri quadri di, di Paolo Antonio Barbieri erano stati venduti addirittura come dipinti di Turbaran e dunque non ci, a questo punto non ci... Eh, impressione il fatto che Zeri confondesse un quadro di Giovanni, Giovanni, Paolo Antonio Barbieri come opera di un, di un altro grande pittore spagnolo. Eh, va detto che per questi aspetti probabilmente eh, Paolo Antonio Barbieri si mostra attento in un quadro come questo anche nei confronti di quella che chiamiamo la natura morta aristocratica che ha il suo campione appunto in Pierfrancesco Cittadini che usa questo vasellame prezioso. Eh, per concludere però voglio sottolineare come il significato eh, liturgico ma da cogliere non soltanto negli oggetti raffigurati ma anche nella disposizione sacrale appunto così eh, dispiegata, pronta appunto per il sacrificio della messa, eh, caratterizzi in modo molto netto Paolo Antonio da altri eh, pittori di natura morte in Emilia Romagna come appunto eh, Pier Francesco Cittadini di cui abbiamo appena visto il quadro di Modena. C'è insomma in questa vita silenziosa che ehm, Paolo Antonio raffigura, questa vita silenziosa degli oggetti, eh, quel senso di attesa di cui parlava effettivamente prima Cristina Fava, cioè gli oggetti che sono pronti per eh, la celebrazione del sacrificio liturgico e che hanno la sacralità in questa loro disposizione così simmetrica: hanno la sacralità con cui gli oggetti posano appunto sull'altare. Eh, con questo vi ringrazio e spero di non avervi annoiato. Mm -hmm. Grazie, sì, adesso Cristina mi dice che sarebbe effettivamente, ma la, e questo era un, un proposito che già avevamo, eh, sì dedicare una mostra a Paolo Antonio Barbieri sarebbe a 100 avrebbe un significato molto particolare eh, e, e questo è una... Proposta che lanciamo al sindaco, al direttore della pinacoteca. Chissà che in pinacoteca in, in futuro non si possa portare a termine questa, questo proposito. Eh, di rendere omaggio al fratello così amato appunto dal, dal Guercino in un campo diverso da quello che il Guercino pratica. Il guercino grande pittore di figura, il fratello che vive nell'ombra si dedica appunto a, ai soggetti di ferma, alla natura morta. Ma sarebbe bello farlo riemergere alla luce attraverso una mostra. Grazie ancora. Bene, eh, grazie Daniele di questa bellissima re relazione. Eh, io mi ero già preparato il finale perché volevo fare io questa, questa, questa provocazione e, e buttare lì questa idea che appunto non era certamente una mia idea ma se ne era già parlato. Addirittura mi ricordo, Fausto Gozzi eh, ci, ci mandò un messaggino quando... La sera stessa in cui avevamo annunciato dell'acquisto, dice, in quel momento vi ricordo che era in corso la mostra del Guercino, no? vi ricorderete, che poi fu interrotta a causa della pandemia nel febbraio del 2020, ma proprio quel giorno stesso ci mandò il messaggio dove appunto diceva tutta la sua soddisfazione, la sua gioia fanciullesca e che aveva appunto versato lacrime di giubilo. Per questa cosa diceva una volta che avremo finito questa mostra del Guercino bisognerà mettere mano a una mostra di eh, Paolo Antonio, quindi già due anni fa se ne parlava, poi se ne è continuato a parlare in questo periodo e oggi era l'occasione propizia proprio per mangiare questo messaggio molto evidente molto chiaro al nostro nuovo sindaco perché eh, appunto anche lui e collabori in futuro perché questa cosa si possa realizzare che sarà un altro motivo di grande promozione della nostra città anche dal punto di vista eh, turistico. Ringrazio tutti i partecipanti, tutti i relatori, mi sembra che le aspettative che avevamo per questa giornata siano state totalmente come dire, eh, eh, esaudite e rispettate e quindi e concludiamo con un forte applauso al nostro Paolo Antonio Barbiera e questo meraviglioso quadro.